Fu circa 66 milioni di anni fa quando il corpo d'impatto Kitchulab, un enorme asteroide, cancellò l'esistenza stessa dei dinosauri dalla faccia della Terra. Da allora la Terra ha avuto la sua giusta dose di incontri ravvicinati con asteroidi. E l'anno 2024 non sarà privo di sorprese. Immagina se un asteroide quasi delle dimensioni del dispositivo di simulazione Kitchulab dovesse colpire la Terra adesso. Per quanto spaventosa possa sembrare questa situazione, in realtà alcuni asteroidi potrebbero rappresentare una potenziale minaccia, mentre altri potrebbero semplicemente passare vicino alla superficie terrestre. Ecco uno sguardo a 5 asteroidi significativi che si avvicineranno alla Terra nei prossimi giorni e mesi. Benvenuti a Scienza Mania, è tempo di esplorare. Numero 1. 2007 FT3. 2007 FT3 è un asteroide con una dimensione stimata di circa 340 metri di diametro. Più grande del 90% degli asteroidi, ma minuscolo rispetto ai grandi asteroidi. Ha più o meno le dimensioni di un edificio del Campidoglio degli Stati Uniti. Questo asteroide è destinato a passare vicino alla Terra a una distanza relativamente sicura, senza rappresentare una minaccia durante il suo sorvolo. La prossima volta che si avvicinerà alla Terra sarà il 3 ottobre. Numero 2. 2011MD. Poco dopo il sorvolo di 2007 FT3, l'8 ottobre si avvicinerà alla Terra 2011MD. Questo piccolo asteroide del gruppo Apollo, con un diametro di circa 6.3 e 14 metri, si avvicina alla Terra ogni 6 anni. Questo luminoso microasteroide, grande quasi quanto una casa, nonostante la sua vicinanza, è troppo piccolo per rappresentare una minaccia significativa per il pianeta. Nel 2011, durante un avvicinamento ravvicinato, ha temporaneamente orbitato attorno alla Terra, diventando una mini luna, un evento celeste raro. Tuttavia, il suo approccio consente agli scienziati di studiare da vicino un oggetto vicino alla Terra. Numero 3. 2022YO1. Un altro membro del gruppo Apollo, 2022YO1. Che misura circa 3 metri di diametro, volerà vicino alla Terra il 17 dicembre. È uno degli asteroidi più piccoli che si avvicinerà alla Terra. Scoperto nel dicembre 2022, questo asteroide si avvicinerà alla Terra a una distanza di 0.0055 unità astronomiche. Sebbene di piccole dimensioni e non rappresenti alcuna minaccia di impatto, l'avvicinamento ravvicinato di 2022YO1 consentirà un'osservazione dettagliata e potrebbe aiutare a perfezionare i modelli del comportamento degli asteroidi e dell'influenza gravitazionale della Terra sugli oggetti vicini allo spazio. Numero 4. 2001WN5. Il 26 giugno 2028, l'asteroide 2001WN5 volerà oltre la Terra. Questo asteroide è largo circa 900 metri e passerà ad una distanza di circa 155,000 miglia. Circa 2/3 della distanza tra la Terra e la Luna. Sebbene questo incontro non sia pericoloso, le dimensioni e la vicinanza di 2001WN5 lo rendono un oggetto di studio significativo per comprendere i rischi di impatto e i percorsi orbitali degli asteroidi più grandi. Numero 5. Apophis. Forse il più famoso degli avvicinamenti all'asteroide del prossimo futuro è quello di 99942 Apophis. Questo asteroide largo 370 metri un tempo era considerato uno dei corpi di impatto potenzialmente più pericolosi a causa delle previsioni iniziali. Tuttavia, ulteriori osservazioni hanno escluso qualsiasi rischio di impatto almeno per il prossimo secolo. Apophis passerà a sole 19,000 miglia dalla superficie terrestre il 13 aprile 2029, più vicino di alcuni satelliti geostazionari. Questo evento offrirà un'opportunità per studi scientifici e potrebbe fornire informazioni sulle strategie di deflessione degli asteroidi nel caso in cui una minaccia futura dovesse mai essere confermata. Ognuno di questi imminenti incontri ravvicinati con asteroidi non vede l'ora. La curiosità che circonda il loro avvicinamento alla Terra e una possibile collisione ha lasciato gli appassionati a fissare il cielo con stupore e paura. Sebbene nessuno di questi asteroidi rappresenti una minaccia, il monitoraggio e lo studio continui di questi oggetti sono cruciali per la difesa planetaria e il progresso della nostra comprensione degli oggetti vicini alla Terra.